E come tutti i lunedì alle 5, eccoci qua presenti con il top. Come va? Di solito vi racconto il top della settimana. Non ho niente da raccontarvi, questa volta mi dispiace, chiedo venia, non è successo niente di eclatante. Voi come state, cari amici? Oggi è una puntata super 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 carica. Diversa dal solito, so che lo dico tutti i lunedì perché effettivamente ogni lunedì cerco di portare qualcosa di nuovo diverso dal lunedì precedente. Ma questa volta è diversa davvero perché è strutturata in modo completamente diverso. Perché ci sono video, di solito ci sono i video, oggi è solo Luke, manca il... No, il talk ce l'abbiamo, dov'è di qua? Ce l'abbiamo perché parliamo ma non ci sono video. Con me oggi... Ma di cosa stiamo parlando? Adesso ci arriviamo, con calma. Oggi un super ospite che abbiamo già avuto a Luke Talk a parlare sempre di concerti ma in modo diverso dal video precedente di due video fa. Vedi? Con me oggi c'è Biagio in studio. Ciao a tutti, ciao. Ciao Biagio, come va? Tutto bene? Tutto a posto, tutto a posto. Allora, anzitutto voglio dire una cosa. Vai, voglio ringraziare te e tutto il team di Rocker TV per avermi dato un altro spazio per poter parlare di concerti. Vi ringrazio tantissimo, per me è davvero davvero importante, quindi grazie. Grazie a te per essere qui e portarci belle notizie fresche che però non spoileriamo. No, non sia mai. Non sia mai. Ah, di cosa parliamo oggi? Il topic. Allora Luke, la stagione concertistica estiva è alle porte. Sì. Quindi secondo me tutti gli amici di Rocker TV sono impazienti di andare ai concerti in quest'estate, dove finalmente quest'anno non ci sono restrizioni, non c'è niente, cioè ci hanno sciolto totalmente i guinzagli, cioè, esatto. Era quindi, ora. Esatto. Quindi secondo me avrebbe senso presentare un po' assolutamente i concerti di quest'estate. D'accordissimo. Esatto. Io ho preparato una lista di concerti, una sorta di viaggio select, in cui diciamo ho raccolto i concerti che secondo me vale assolutamente la pena vedere. Ho preparato una lista che vorrei un sacco scorrere con te. Anch'io non vedo l'ora di spoilerarvi i concerti a cui andrò. Esatto. Però prima io volevo fare un gioco con te. Ok. Un po' alla Jigsaw. Spieghiamoglielo un attimo. Perché quando ci stavamo accordando un po' di tempo fa sulla puntata di oggi, di cosa parliamo, di cosa non parliamo, troviamo il topic, tiriamo giù la lista e tutto, e poi Biagio mi manda un bel messaggio in cui mi dice: oh, questa è la lista, dimmi cosa ne pensi, cosa non ne pensi, abbiamo discusso un po', e poi mi fa: voglio parlare con te di una cosa, non ti dico che cosa, voglio la tua reazione live, doppiamente live, quindi vediamo di cosa si tratta. Allora, io ho pensato una cosa, vogliamo parlare dei concerti dell'estate 2023, però un po' come fanno a Sanremo, è presente che nella prima puntata fanno vedere e fanno esibire i vincitori dell'edizione precedente, ho detto perché non riassumere brevemente cosa è successo nell'estate 2022. Why not? Ok. Giusto per far vedere insomma quali sono stati i concerti che hanno avuto più successo l'estate scorsa. Ok. E volevo sapere se magari tu la pensavi, cioè come la pensavi. Okay. Perché adesso qui ho i top 10 okay. concerti che hanno avuto più successo l'estate scorsa in Italia in termini di affluenza. Ok. Cioè di, per numero di spettatori. Ce l'ho qui. Posso? Ok. Come a scuola mi devi dire, quando mi dava la verifica la prof mi diceva: esatto. Quindi adesso io ti andiamo. Dico il via, okay. Tu me la giri e mi devi dire tutte le tue impressioni a caldo. Se te l'aspettavi così, così cosa ti aspettavi, se okay. secondo te è giusto, non è giusto. Va bene. Le tue impressioni a caldo. Andiamo, ho paura. Vai, 3. No, no. 3, 2, 1, via. Via, ok. Vai. Ah, posso leggerle ad alta voce vai, intanto? Vai, così? Vai, vai. Allora, 20 maggio 2022, 20. Chiaramente, Vasco Rossi, ingressi 111.000 e passa, ok. Dopodiché abbiamo Ligabue, una nessuna 100.000, Vasco Rossi di nuovo, Vasco Rossi di nuovo, ultimo, Maneskin, Vasco Rossi di nuovo per la quinta volta, quarta volta, Imagine Dragons, ok. Ok. Te l'aspettavi così? Se dovevi pensare ai primi 10 concerti in Italia, te l'aspettavi così? Posso dirti di sì? Sì. Sì. Ok. In Italia sì.
Allora, ti dico, io non pensavo che Vasco Rossi sì. potesse ancora avere così successo in Italia dopo tutti questi anni. Beh, io ragazzi. Ti dico una cosa, non mi ricordo se era l'anno scorso, penso di sì. Era andato virale un video di alcune ragazze al concerto di Vasco, proprio indietro, in fondo, si sono fatte il video in cui erano impazzite dicendo che, adesso non vorrei dire una cavolata, ma mi sembra che il discorso fosse: era sold out il concerto di Vasco, c'era sto ragazzo, mi ricordo, uno dei due che non conoscevano, che aveva tipo divorziato, si era lasciata, adesso non mi ricordo, e gli ha regalato il biglietto, gliel'ha venduto. Questo è impazzito. Però adesso così è noioso, se guardi i video fa morire. Cioè, gli ha fatto la sorpresa, gli ha detto: guarda che c'è un biglietto in più, gliel'ha regalato. Non mi ricordo se gliel'ha regalato o gliel'ha venduto. Comunque questi hanno divorziato, si sono lasciati, hanno trovato sti biglietti all'ultimo. Questo è impazzito. Però assurdo, il video fa morire, dopo assurdo. Te lo faccio vedere. No, assolutamente. Quindi ti dirò, sì. Ma te l'aspettavi 5 volte nella top 10? Io sono rimasto sconvolto. Ma io ti dirò abbastanza, perché mi ricordo che era andato virale sta cosa. Cioè, sì. Mi ricordo che era uscita la notizia che aveva fatto un sacco di sold out di arene, però, cioè, gente, ma posti, cioè, enormi. Poi 100, c'è questa passa mila, Trentino, cioè, Music Arena, che è una location nuova, ci ha fatto 111.000 persone. No, infatti dico, è assurdo. Una quasi marea. Quasi 112, amici. Cioè, una cosa incredibile. Secondo me, ti dico la verità, io un po' ci ho pensato. L'ho visto la data del 20 maggio. Se ci fai caso, era, diciamo, quel periodo in cui iniziavano di nuovo a prendere piede in Italia i grandi eventi dal vivo. Dopo, quindi, sì. Secondo me era un po' l'effetto che, okay, questo è il primo concerto outdoor dopo anni e anni e anni, insomma, di pandemia. Andiamoci in massa. Anche se sì, siamo quello sicuro. Sicuro. Quello. Quindi secondo me è stato un po' questo l'effetto. Però davvero non mi aspettavo facessero così tanti numeri. E poi una considerazione volevo fare con te è: guarda quanti artisti stranieri ci sono. Uno. E andiamo. Uno. Imagine, cioè, incredibile, Dragons. Incredibile. Sì. Siamo un popolo forse fin troppo patriottico. Sì, ma infatti è quello che dico un po' sempre, che pensavo fosse in realtà una mia visione molto ingigantita, però mi stai dando un po' le prove che in Italia, specialmente parlo di musica proprio italiana, o sei un big e quindi fai 112.000 persone, oppure zero. Secondo me sì. Ti dico la verità, però io sono rimasto sconvolto perché comunque l'anno scorso in Italia sono passati artisti molto importanti. Assolutamente. Sono passati Metallica, i Guns N' Roses, i Rolling Stones, esatto, i Pearl Jam, sì. Cioè comunque sì, nomi altisonanti nella top 10. Vasco Rossi 5 volte. È l'unico straniero, infatti è l'ultimo, proprio assurdo, cioè no, ti dico. Imagine Dragons. Mi aspettavo alla tua domanda e dico Vasco Rossi o comunque almeno un italiano che facesse bene o male questi numeri, sì, ma mi aspettavo più stranieri, cioè più artisti stranieri, quello sicuro. Sì, infatti, ho detto, siamo veramente forse troppo patrioti, cioè gli italiani vanno a vedere artisti italiani. Sì, anche perché su 10 uno. Esatto. Cioè, quindi questo ti dico, mi abbassa. Cioè, io personalmente non me l'aspettavo, infatti quando ho visto questa lista sono rimasto abbastanza a bocca aperta. Sì, no, su questo ti do più che ragione, non posso darti torto. Quindi. Poi ti dico, qua non c'è scritto però... allora, al primo posto c'è Vasco Rossi, però ti posso dire che il tour però che ha avuto più successo in Italia è stato quello di Ultimo. Ok. È stato quello di Ultimo. Ora non mi ricordo quanto è incassato, quanto ha registrato al botteghino, però quello veramente sì. Cos'era? No, era era Sanremo l'anno scorso, non mi ricordo. Sì, quest'anno. Quindi lui non è neanche è partecipato, ha partecipato a Sanremo nel 2019, quando ti ricordi è successo quello scherzo con Mahmood, mi sembra, che ha litigato perché gli ha detto devo vincere io, ma perché il pubblico ha votato me. Invece, sai che non so bene come funziona, insomma, okay, la votazione di Sanremo, però penso che è un compromesso tra il voto del pubblico e il voto della giuria. Però il pubblico sarà votato Ultimo. Però complessivamente, poi, unendo tutti i vari voti, ha vinto Mahmood. Ok. Quell'anno lì Ultimo ha annunciato il tour negli stadi, è stato un successo incredibile. E l'anno scorso l'ha riproposto ed è stato il tour che ha incassato di più al botteghino. Pensate. Sì, beh, comunque Ultimo è
un nome abbastanza, cioè più che importante, sì, in Italia. Adesso sì. Cioè, se tu vai a vedere, io l'ho visto la lista dei top 50 tour che hanno incassato di più nel 2022, ultimo è il primo, ultimo è il primo italiano. Che ultimo sarà il primo, ricordatelo, esatto, sempre. Comunque volevo fare, prima di passare ai concerti, questa è stata un'ultimissima considerazione con Ok. te. Sempre con riferimento a, chiaramente, i concerti dell'estate scorsa. E, se mettiamo a paragone appunto due dati, cioè prendiamo i primi 10 concerti del 2022 okay. e noi li mettiamo a confronto con i primi 10 concerti in Italia del 2019, c'è stato un boom incredibile. Incredibile. Ah sì, vedo, questo è totale spettatori. Esatto. Facciamo vedere anche... cioè sia totale spettatori che totale botteghino. Cioè nel 2019... gli spettatori dei primi 10 concerti erano 598.890, nel 2022 sono aumentati del 37% a 818.685 e il botteghino è passato, vabbè, te lo dico arrotondando, da 32 milioni a 46 milioni con un aumento del 43%. Assurdo. Quindi il Covid, cioè, ha proprio, cioè, ha creato un impulso fortissimo, uno slancio assurdo a questa industria. Che poi, tra l'altro, la cosa che più mi lascia perplesso è che il confronto è da gennaio a settembre, quindi neanche un anno intero. Sì, però tieni conto che i grossi eventi outdoor okay, sono l'estate, erano... quindi qualora ci fossero stati dei concerti in autunno, comunque sono erano più nei palazzetti. Più... Okay. È difficile che si fanno più spettatori in un palazzetto rispetto a, a un evento outdoor. Perché ti faccio un esempio: il palazzetto più grande in Italia è l'Unipol Arena, e lì ci sono, se non sbaglio, intorno ai 14.000 spettatori. Okay. Okay, quindi non può superare i 60.000 fino ad arrivare ai 111.000. 111.000 e passa, ma questa mi ha sconvolto, devo dire. Cioè, non pensavo così tanto. Ma... Sì. Quindi non so cosa aspettarmi per l'estate prossima, perché cioè l'estate 2022 per l'industria è stata un successo. Altro che. Non so se nel 2023 riusciremo a replicare questi numeri. Non so, questo lo vedremo tra Questa è una bella domanda, mese. Esatto. Poi faremo la puntata verso fine anno. In autunno. In autunno. Questa la pubblicata in autunno, sì. Facciamo la puntata, Vedi? Il mio sentimento è che non si arriverà a questi numeri. Anche secondo me, ti dirò. Perché c'era l'effetto Covid, tipo, questi sono finalmente i concerti dopo due anni chiusi in casa e quindi tutti volevano uscire. Ma questo tipo di effetto non si può replicare. Sì, si viveva, tra virgolette, anche senza virgolette, nell'incertezza passata. Sì. Cioè non si sapeva se... Cioè, questi eventi avrebbero avuto luogo oppure no. Stranamente si fanno, andiamoci in massa subito, scappiamo. Assurdo. Bene, dati assurdi veramente. Ma da quindi qual è il focus? Il focus è, ci arriviamo, non vi preoccupate che ci arriviamo. Da quale vuoi partire? Allora, io volevo un po' volevo un po' scorrere i concerti dell'estate prossima con te. Come ti dicevo, io ne ho selezionati alcuni. Allora, io ti ho mandato una lista con 50 concerti. Ora, parlarne di 50 mi sembra un po' eccessivo, sinceramente. E ne ho selezionati un po'. Ho fatto, diciamo, un viaggio select, che sono questi qui che ho riportato graficamente nel foglio. Volevo un po'. Guardate che bello, tra l'altro. Spettacolare. Diciamo, sono alcuni eventi che, secondo me, per alcuni motivi di cui adesso parleremo, non dico che sono più importanti degli altri, però di cui sicuramente vale la pena spenderci un paio di parole. Ok, assolutamente. Allora, io vorrei partire con lo Slam Dunk. Ok. Che partiamo in ordine cronologico, cioè da più recente fino ad arrivare poi a quelli un pochino più lontani nel tempo. Ah, lo Slam Dunk, non so se tu lo hai mai sentito nominare. Sì, non ci sono mai stato. Praticamente è un festival molto importante in UK che si svolge in un giorno solo, però due giorni di fila in due location diverse, una vicino Londra e una vicino Leeds. Mm-hmm. Ok, la lineup è esattamente la stessa. Okay. Il focus è ben preciso, cioè artisti punk. Sì. Cioè, la lineup è molto curata e propone veramente il meglio del punk internazionale. Non si focalizza tanto sui grossi nomi, cioè nel senso, difficile che trovi gruppi tipo Green Day, Blink, 182, difficile. Però è bravo a mettere nomi medi e a inserire qualche nicchia
insomma, qualche chicca, insomma, che magari non passa spesso. Certo. Ok? E quindi ogni anno è preso d'assalto, praticamente dai fan panchettoni di tutto il mondo, specialmente dagli italiani. Tantissimi italiani vanno, sì, ogni anno. Tant'è che gli organizzatori hanno detto: ma sai che c'è, ci vanno un sacco di italiani, perché non farlo in Italia? Esatto. No, ha senso, ha senso. Sì, assolutamente. Infatti, quest'anno ci sarà, oltre all'edizione inglese, un'edizione francese, ma va? E un'edizione italiana. Mi sa, tre edizioni, quella inglese, quella francese e quella italiana. Però il mio pensiero è che quella italiana è la più bella. Sì. Sì, secondo me sì. Anzitutto perché si articola su tre giorni. Quindi al posto di vedere tutti gli artisti concentrati, sì, in un giorno, quindi magari devi sbatterti da un palco all'altro per vedere più band possibili, su tre giorni, ecco, te la godi, sì, un, sì, po', sì, di, sì, più. E poi perché ci sono dei gruppi che non ci sono nelle altre edizioni. Per esempio, nel primo giorno ci sono i Sum 41, che non ci sono né nell'edizione francese né nel... Sì, vero? Sì, è, diciamo, un'esclusiva italiana. Quindi, secondo me, è davvero un festival che vale la pena di vedere, anzitutto perché, come ti ho detto, la lineup è veramente curata. Ci sono gruppi importanti, ci sono appunto i Sum 41, i Rancid, degli Offspring, che comunque sono gruppi importanti. Poi c'è, come dicevo, qualche chicca, tipo ad esempio, sì, i Bowling for Soup, per il loro primo concerto in Italia, se non sbaglio, per una band storica americana. Sì, 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 voglio, so che... E non mi pare sia mai venuto in Italia. Ma li ha portati in esclusiva. No, io, scusami se ti interrompo, vai, ma vai. Stavo sbirciando un attimo la lineup, appunto. Raga, questi sono su tre giorni? Sì. Ok, quindi, sì, il terzo giorno ci sono gli Offspring, riesco mai a dirlo, ma ci sono, fra i vari Simple Plan, Billy Talent, bla bla, un nome che, oddio, in Italia so che tanti non conoscono, io li avevo visti anni fa, avevano aperto per i Good Charlotte, ragazzi, Boston Manor, tanta roba. Perché non li ho mai ascoltati? I Boston Manor, tanta, ah, sì, roba, proprio quel genere che a me piace un sacco. Un po' prettamente britannico, un po' alternativo, un po' cupo. Ok, tipo, io li ho sentiti nominare, però più che altro perché li vedo nelle locandine, però non li ho mai ascoltati. Dopo te li faccio sentire. Io una roba, ma poi la presenza, scusate, ho ritagliato, questo non era in programma, ma mi sono eccitato perché non vengono mai in Italia. La presenza scenica, una roba, sì, assurda. Cioè, hanno il palco allestito in qualche modo particolare. Parte quello, sì, ma proprio loro come, cioè, c'è una, okay, sì, 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 okay, c'è una roba, un'alchimia, oserei dire, tra, no, per gli scherzi, tra loro e il pubblico, che è una roba devastante. Cioè, ti dico, io in primis non li conoscevo quando li ho visti che aprivano. Dopo la seconda canzone ero super eccitato, gasatissimo, infatti da lì in poi ho detto: band, wow, della Madonna. No, cioè, tu dici che sono degli animali da palcoscenico. Sì, 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 proprio saltano, fanno, giusto. Vedi, lo Slam Dunk funziona così. Cioè, funziona che tu dici: ok, wow, fighi, Sum 41. Però poi guardi e vedi nelle retrovie: ah, ma c'è, sì, questa band. Infatti è. Capito? Questa è, diciamo, la filosofia del festival. Per cui ti dico: vabbè, io un po' guardandolo, ho visto dei nomi abbastanza improponibili. Mi sembra che c'era uno che si chiama Erezione Continua. Sto male, geniale. Non so chi siano, non so cosa facciano, però il nome è una garanzia, direi. Direi di sì. Amici, andate ad ascoltare di Erezione Continua. Poi, altra cosa importante, che è, ci sono due palchi, mm-hmm, e non c'è nessuna sovrapposizione. Per cui, se tu sei abbastanza pazzo, riesci a vederti tutte le band di tutti i giorni. Che figata. Se sei abbastanza pazzo. Se sei abbastanza pazzo. È una figata, però. Beh, vedi, questo io lo consiglio tantissimo. Questo sì. Sì, di brutto. Di bene, brutto. Bene, bene, bene. Poi volevo parlare con te di un altro festival, mm-hmm, un po' meno di nicchia, anzi forse il festival più mainstream, sì, che abbiamo in Italia, e volevo un tuo parere su una questione. Non so già qual è. Ecco, il Firenze Rocks. Okay. Come sicuramente sai, quest'anno il Firenze Rocks ha avuto un po' un downgrade. Sì, 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 nel senso che comunque è sempre stato di 4 giorni. Comunque artisti altisonanti. L'anno scorso, aspetta, chi c'era l'anno scorso? Metallica. Cioè, Red Hot. Chi c'era ancora? Music Green Day. Music Green Day. Music Green Day.
comunque 4 giorni insomma con nomi importantissimi, e quest'anno invece si è ridotto a soltanto 2 giorni con nomi, per carità, sicuramente importantissimi, cioè come sì, Maroon 5 e i The Who. Però diciamo, se un po' tra virgolette l'effetto wow, cioè guarda che roba enorme, gigantesca, si è ridotta completamente, si è un po' perso. Ah, e sì, gli organizzatori del festival hanno un po' dato una spiegazione di questo ridimensionamento. Il festival praticamente è organizzato da Live Nation e da diciamo indipendente concerti, che però adesso è inglobato in Live Nation, cioè okay, Live Nation sì, se l'è comprato. E perché Aidea in teoria è un brand di indipendente concerti, cioè sicuramente l'avrei sentito nominare, sì, per sì, un sì, festival sì, conosco, che insomma che era molto cioè che si svolgeva nell'Arena Parco Nord di Bologna e poi ha avuto tante edizioni in giro per l'Italia. Adesso quest'anno ad esempio sarà a Milano, e l'organizzatore organizza insieme a Live Nation gli Aidea e il Firenze Rocks. Okay. Comunque tutto questo diciamo preambolo per dire che hanno dato un po' una spiegazione su questo ridimensionamento. Hanno detto: guardate, noi abbiamo provato a chiamare dei gruppi, tra questi c'erano appunto i Metallica, c'erano i Depeche Mode, c'erano i Coldplay, però questi gruppi hanno preferito fare concerti per fatti loro. Okay. In più loro hanno detto: ho provato a chiamare i Rage Against the Machine, ne parlavamo prima, sì, però hanno annullato il tour e quindi si sono ritrovati con soltanto questi due artisti, perché hanno detto piuttosto che fare 2 giorni un po' minori, facciamo 2 giorni, cioè 4 giorni di cui 2 grossi, 2 un po' minori, e facciamo soltanto 2 giorni con questi due artisti. Ora, una full immersion. Sì, volevo un po' la tua opinione, cioè secondo te ha senso questo ragionamento? Cioè nel dire ok, abbiamo per le mani come nomi grossi, abbiamo i The Who, i Maroon 5, puntiamo su di loro, oppure magari ok, magari facciamo un venerdì o un giovedì con artisti magari non sono a questo livello di grandezza, però comunque. Però ci stava, secondo me. Secondo tu come la pensi? Allora, capisco l'intenzione di tenerne 2 giorni con nomi grossi, però ragazzi, secondo me 4 giorni con 2 giorni precedenti, magari come dicevi tu, dal giovedì al venerdì, band, comunque nomi un po' meno grossi, un po' meno mainstream, e poi fare il rush finale con Who e Maroon 5, anche così ci poteva stare. Io sono totalmente d'accordo. Vero. Sono totalmente d'accordo, anche perché ti dico, io non ho mai sentito di un festival all'estero che fa un downgrade perché quello non c'ha nomi altisonanti, cioè la gente va lì per divertirsi. È un peccato. Cioè potevamo fare non ti dico 4 giorni, ne vuoi fare 3? Sì. Magari fai venerdì. Dal venerdì, esatto. Il venerdì fai un gruppo, magari vuoi spingere tu, sì, magari vuoi dargli tu visibilità, siccome sei un festival grande, ti chiami Firenze Rocks, puoi avere l'onere e l'onore di dare visibilità a un gruppo non così tanto famoso. Sì, sì, guarda, su questo mi trovi d'accordissimo. Infatti mi è dispiaciuto, ti dico la verità, secondo me è stata un'occasione sprecata. Sì, decisamente. Si potevano inventare qualcosina. Sì, come hai detto tu anche, cioè se non volete fare 4 giorni, ok, capisco, ma almeno venerdì. Eh sì. Cioè almeno un giorno, poi gli altri 2, ripeto, rush finale, nomi grossi e bla bla bla, però. Eh sì, cioè ci sta. Ad esempio, dico una cavolata, il Firenze Rocks è in Italia, però non ha mai messo un headliner italiano. In teoria era previsto Vasco Rossi nel 2020. Però poi sappiamo cosa è successo. E bla bla bla, questa storia. e quindi secondo me poteva anche inventarsi. Sì. Dico una cavolata. Secondo me questa cosa sarebbe stato davvero, davvero fighissimo. Mettere un concerto esclusivo dei Litfiba a Firenze Rocks. Quello sarebbe stato proprio in padre. Quello piacerebbe anche a me. Ma te lo inventi, capito? Sì, cioè, sì, non sì, c'è l'headliner, te lo inventi. Chiami Litfiba, dice, dai, vi offriamo un sacco di soldi. Fate questo concerto. Forse è questo. Incredibile. Cioè, sì, manca questa. Cioè, tipo, ti faccio un esempio. L'Hellfest, mm-hmm, che è comunque un festival francese importantissimo. E, l'anno scorso si è, tra virgolette, inventato, passami il termine, come headliner i Gojira. Sì. E comunque, per carità, sono un gruppo, cioè, importante, però stiamo parlando l'headliner dell'Hellfest. Cioè, comunque è una grossa responsabilità, certo, però sono francesi,
mettiamoci loro. Sì, 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 no, ci sta di brutto. Quindi perché no? Sì, questo è un po', un po' il mio pensiero, ecco. D'accordissimo su questo. Bene. Poi, andando avanti, so perché ti sprechi le mani. Allora, parliamo di un gruppo che a me non piace. A me sì. Io ti giuro, la storia del tour d'addio, poi loro che non gliene frega e bruciano il contratto. Vabbè, cioè, ma quello è oramai la prassi, cioè, come hai detto tu nelle storie di un po' di tempo fa, se non fai un tour d'addio, se non lo annunci, non sei nessuno. È vero. Cioè, non sei una band se non annunci un tour d'addio. Almeno, cioè, almeno uno nella tua carriera lo devi annunciare. Poi c'è Ozzy, che poi se lo ne fanno di più. Sì, sì, esatto, Ozzy. Ma è giusto, cioè, vabbè, è giusto così. È vero, è vero. È un tipo di comunicazione che sì, a me non piace. Però è molto efficace. È molto efficace. Però ti smentirò. Cioè, nel senso, andiamo con ordine. Andiamo con ordine. Allora, quindi verranno i Motley Crue. Sì. E anche i Def Leppard. Con i Def Leppard. Esatto. Esatto. E faranno questo tour che in realtà è, come ti posso dire, la seconda leg di un tour che è iniziato l'anno scorso. In teoria è stata annunciata anche quello nel 2019. Sì. Poi c'è stato il solito Covid e quindi è stato rimandato, insomma, di anno in anno. E negli Stati Uniti hanno fatto questo tour i Motley Crue. Spettacolare, tra l'altro. Poison e John Jett. Raga, perché in Italia no? Me lo spieghi? Non lo chiedo, perché poi tanti Poison non passano quasi mai. Infatti. Forse non sono. Di recente non sono passati. Di recente. No, no, è una vita che non passano. Infatti, io me l'aspettavo, ti dirò. Quando immaginavo avrebbero poi annunciato il tour mondiale, europeo comunque. Mi aspettavo i Poison. Cioè, quando ho visto, ho detto figate, fanno live. Finalmente. Poi ho visto solo loro due. Ho detto bello, bellissimo. Si riportano. Però io mi sono fatto un'idea. Hai presente i Breaking Benjamin? No. Sai perché loro non vengono in Italia? No. Non vengono in Europa in generale. Non vanno fuori dagli Stati Uniti in generale. Ma no. Perché il cantante ha paura a prendere l'aereo. Ma. Per cui praticamente io sono andato, ho avuto la fortuna di andarli a vedere, perché nel 2016 io c'è questo festival che si chiama il Rock and Ring, sono andato. Okay. E praticamente guardo la line up e ho visto Breaking Benjamin. Incredibile. Cioè, questo qui non sale su un aereo, come fa? E praticamente hanno trovato un escabotage per cui praticamente lui, accompagnato da un altro membro della band, non mi ricordo chi, si erano messi il transatlantico. Ma va. Giuro. Beh, è un'esperienza non da poco comunque. Per cui loro hanno fatto un unico tour in Europa, non mi ricordo se uno o uno e mezzo, qualcosa del genere. Sto. Comunque sono venuti una volta soli in Europa perché hanno fatto questa diciamo soluzione logistica. Questo è geniale. Per cui secondo me magari nei Poison c'è qualche... Dici, qualche... con la fobia dell'aereo magari. Io un po' paura ce l'ho, quindi posso capire. Sì. Un po' sì. Ma questo ti frena dall'andare o...? No, ma va. Come lo vedi? C'è un po' di remore, però. Ma no, cioè mi cago un po' addosso durante il volo. E finisce lì. Poi c'è il concerto e vabbè. Ma tu sei una di quelle persone che quando atterra l'aereo inizia ad applaudire o...? Io no, ma il mio cuore lo fa. Sì. Mi spavento, poi me ne vado in giro per concerti in tutta Europa, però ogni volta è un disastro, giuro. Però vabbè, senza divagare, comunque il tour era previsto per il 2020, lo fanno nel 2022 ed è stato un successo incredibile. Sì. Io qui ti ho portato questa lista, dove praticamente vengono elencati i primi 10 tour più di successo al mondo. Questa volta non per numero di spettatori, ma per botteghino. Ok. Per fatturato lordo. E come vedi, i Motley Crue e Def Leppard sono al sesto posto. Sono davanti ai Red Hot Chili Peppers, davanti ai Rolling Stones, davanti ai Metallica, davanti ai Guns N' Roses, a Imagine, a chiunque. Sono davanti a chiunque. Sono in questo momento tipo fiero nella mia band preferita. È la tua band preferita? Sì. Ah, non lo sapevo. Beh, io ti giuro, non riesco a spiegarmi, ti giuro, questo successo, perché, ora ti dico, io ho raccolto dei dati e sono andato a confrontare questi numeri con gli incassi che hanno avuto i Motley Crue per il loro tour d'addio. Ok. Per cui no, nel 2014 hanno annunciato il tour d'addio e sono andati in tour in tutto il mondo, tra l'altro. Sì, hanno fatto più leg, comunque tra il 2014 e il 2015
i Motley Crue hanno fatto 154 concerti in 2 anni, incassando 86 milioni. Ok. Quindi in 2 anni. L'anno scorso hanno fatto 36 concerti, solo in America tra l'altro, e hanno incassato 177 milioni. Però c'è da dire che erano in 4 comunque, no? Sì, ma tu pensi che, diciamo, la presenza dei Def Leppard abbia spostato così tanto l'ago della bilancia? Vabbè, effettivamente. Però c'è da dire una cosa, adesso che ci penso. In quel tour c'era gli Scooper, però. Sì, nel tour d'addio, sì, mi ricordo. Che io purtroppo non ero riuscito ad andare, ma mi ricordo. Che l'aveva fatto a Milano, la Decker, al Forum l'avevano fatto, forum, infatti. Al forum. No, però c'è da dire che, o magari non c'entra niente, sto dicendo una cazzata enorme. Però io ho visto così per curiosità, mi era salita un po' la scimmia, la prima, ripeto, che annunciassero il tour mondiale europeo, di andare in America l'anno scorso a vedermi in live. E i prezzi alle stelle. Secondo me è questo. Infatti c'erano di 4 band, i Motley per il meet and greet erano quelli più costosi e costava tra i 4 e i 5 mila dollari, adesso non mi ricordo, una roba. Secondo me sì, e ti dirò di più, ad esempio se tu vedi i Rolling Stones, che sono al decimo posto. Loro sono al decimo posto pur avendo fatto solo 16 concerti. Sì. Ma assurdo. Quanto costano quei 16 concerti, capito? Quindi sicuramente questo può essere un motivo. Cioè, magari c'è stato un rincaro dei biglietti, sì, che ha sicuramente ha un po' spinto questo fatturato alle stelle. Perché sì, poi di questo stiamo parlando. Ma secondo te, io un po' mi sono fatto anche un'idea. Può essere che il film... è vero, non ci ho pensato, è vero. Ha dato un bel po' di visibilità. Un bel po' tanto. Tu dici. Io non è una band che seguo particolarmente. Tu che impressione hai avuto? No, su questo te lo posso dire per certo, è stata una spinta e devastante il film. A livelli... Tant'è che sentirei spesso dire dalle persone: hai mai visto il film dei Motley, The Dirt? Hai mai letto il libro dei Motley, The Dirt? Ma sei andato a vederli? Magari, non dico, magari non sono neanche andato a vederli. Sì. Quindi, quello posso dirtelo per certo. Quindi, quel film lì è stato... Secondo te, non lo so, è possibile che loro hanno... Cioè, Netflix ha pubblicato il film, è piaciuto tanto, e magari le persone hanno ricominciato ad ascoltarli, hanno pensato, ma perché non facciamo? Sì, su quello, guarda, te lo posso dire per certo. Può aver influenzato. Assolutamente. Al 101%. Al 101%. Cavoli. Beh, ma grazie a Dio, non è una cosa brutta. Sì, per i fan dei Motley Crue, sì, io non li sopporto, mi spiace. Però i dati sono chiari. Cioè. Però devo spezzare una lancia in favore. Cerco di essere più neutrale, vabbè, possibile. È un bene perché so che tanta gente, ma anche tanti bambini, bambini di tipo 9-10 anni e adesso sono in fissa per i Motley, ma in realtà come i Motley i Queen da quando è uscito il film, Elton John quando è uscito il film, e quindi benvenga. Anche Queen l'anno scorso hanno fatto un tour incredibile, enorme. Comunque i Motley Crue superano pure i Queen, vorrei dire, cioè ragazzi. Sì, hanno fatto mi sembra più di una decina di date nel Regno Unito i Queen. Sì, ho visto un po' di roba, sì. Quindi secondo me forse questi film anche un boost. Forse hanno fatto anche un film di Elton John. Sì, Rocketman. Rocketman, sì, esatto. No, beh, Elton John è al secondo posto in questa classifica. Ah, sì, è vero, non l'abbiamo detto. Al primo, indovinate chi c'è? Bad Bunny, raga. Bad Bunny. Figo. Mamma mia. Come direbbe Dave Grohl, che schifo. Sai queste interviste in cui intervistano Dave Grohl prima di intervistarlo mettono, mi sembra, non mi ricordo che tipi gemelli diversi, poi passano a lui e Dave Grohl proprio gli viene naturale. Che schifo. Sto male. Aspetta. Quindi Bad Bunny. Li vogliamo dire? Sì, dai visto che ci siamo. Al volo. In ordine. Bad Bunny, Elton John, Ed Sheeran, Harry Styles, Coldplay, Motley Crue, Red Hot Chili Peppers, Daddy Yankee, Garth Brooks e Rolling Stones. Sì, poi diciamo che c'è uno stacco incredibile tra Bad Bunny e Elton John. Bad Bunny è arrivato a quasi 400 milioni. Quasi il doppio, no, forse il doppio no, però almeno 40% in più. Tutto. Sì, Elton John 270 milioni, quindi l'ha proprio bruciato. Ah, l'ha bruciato. Infatti, guarda caso, chi era The Lanner al Coachella quest'anno?
Bad Bunny. Bad Bunny. Ah, è vero, mi ricordo. Guarda caso. Terribile. Vabbè. Va bene. Va bene, andiamo avanti. Allora, poi volevo una tua opinione. Allora, un altro tour che io mi sento di consigliare, anche se ti dico la verità, non sono un grosso fan, però uno deve parlare di dati oggettivi, anche Motley Crue a me non piacciono, però certo, è stato un successo, punto. I dati dicono questo. E un altro tour che l'anno scorso è stato un successo, infatti era al quinto posto, sì, dei tour che hanno venduto di più e che quest'anno finalmente ritorneranno in Italia, sono i Coldplay. Che anche loro è un po' che non vengono, no? È un bel po' che non vengono. Guarda, non mi ricordo. 17? Non mi ricordo. Hanno fatto sempre il tour negli stadi l'ultima, sì, volta, però almeno, secondo me, almeno più di 5 anni, secondo me. Ah sì, sì, mi ricordo che una vita fa, pur anch'io non sono grande fan, ma mi ricordo che hanno fatto un successo. Cosa ne pensi? Cioè, perché qui fanno ragazzi 6 date negli stadi. Sì. Cioè, una roba incredibile. Cioè, di solito cose del genere fa Vasco Rossi, appunto. Esatto. Sì, sono tante date. Ma sono sold out? Sono sold out. Tutte? Sono sold out. Sì, 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 sì. Ti dico, non so, sei, se te lo ricordi, però quando c'è stato la vendita dei biglietti, mm-hmm, ad agosto, è stata una guerra. Infatti mi ricordo che, cioè, mio fratello voleva andarci con la fidanzata e mi ha detto: "Ah, dai, Biagio, tu che fai concerti, aiutami a prenderlo." Io non avrei mai preso un biglietto dei Coldplay, okay, perché non mi piacciono. Però vabbè, se mio fratello mi dice così, cosa puoi fare? Sì. Però tutto per la famiglia. Per la famiglia, sì. Per la famiglia, sì. E io ti giuro, mi sento abbastanza orgoglioso perché sono riuscito a prendere i biglietti. Sì, sì. C'era un disastro. Io mi ricordo che eravamo andati con a un matrimonio con mio fratello. E praticamente mi ricordo che parlavamo di Coldplay, sono arrivati almeno 2 o 3 invitati, sono venuti da noi e ci hanno detto: "Ah, pure voi provate domani a prenderli." Cioè, c'era la gente random al matrimonio che il giorno dopo voleva prendere i biglietti dei Coldplay. Tutti ci volevano andare, c'è una roba... No, no, immagino. Incredibile. Che fanno 6 date negli stadi sold out. Sold out. Io, guarda, mi sono segnato qualche dato. Mm-hmm. L'anno scorso hanno fatto 3 sold out allo Stadio Olimpico di Berlino, 4 allo Stade de France a Parigi e 6 a Wembley. Cioè, ragazzi, ma chi fa sti numeri? Il sogno della mia vita è fare almeno uno stadio Wembley. Wow, io ho fatto l'anno scorso. Sono andato a vedere il concerto tributo a Taylor Hawkins. Ah, è vero, me lo dicevi. No, io, allora, se tutto va bene, dovrei andare a vedere i Motley per la seconda volta. Per vado prima a Milano e poi a Wembley, però... Non è allo stadio. Sì. Ah, sì? Sì, e infatti lì dico, è il sogno della mia vita, e dico forse perché non è sicuro ancora che vada. A Milano, cavoli, è sicuro, a Londra no. Ok, ok, ok. Wow, che figata. Tanta roba. Guarda come lo devi dire. Sì, beh, sì. Wembley è magico. Io ci ho visto 2 concerti ed è davvero... cioè, ma che poi pensa alla storia. No, lo so, ma poi l'ho sempre visto da fuori e ho sempre voluto andare. Infatti quando è uscita la data ho detto: "Che figata." Però adesso ci sono un paio di cose dietro. Non è tanto il biglietto, ci mancherebbe. Un po' di... ma anche quello, la trasferta. No, ma neanche tanto la trasferta in sé, beh, ci sono un paio di robe. Però vabbè, la, come si dice, la speranza è l'ultima a morire, quindi... Te l'appoggio. Prende. Bella. ok. E poi, visto che prima parlavamo di High Day, sì, perché, come ti dicevo, è questo festival storico che nasce appunto come festival appunto di musica, come dicevo, però indipendente. Quindi mettevano, è iniziato, se non ricordo male, nel 99 e mettevano un sacco di artisti appunto nuovi, okay, cioè appunto musica indipendente. Sì, ci hanno suonato i Muse, quando ancora non erano nessuno, e i Blink, se non ricordo male gli Arctic Monkey, comunque, cioè... erano molto bravi perché portavano tutti questi gruppi che ancora non erano nessuno. Li facevano suonare davanti a 10.000 persone. Madonna. Poi vabbè, è un festival che ha avuto un trascorso continuo e un po' brusco nel corso degli anni, perché è passato dall'Arena Parco Nord, poi è andato a Milano, poi è ritornato all'Arena Parco Nord, adesso è di nuovo a Milano. Cioè, non è che ha una struttura ben precisa, però comunque un festival storico in Italia, c'è da tantissimi anni, e quest'anno ci sarà a Milano sotto forma di rassegna, quindi, okay,
diciamo, non ci sono, dici, 3-4 giorni, sono quelli continui, sono un po' di date sparse. Mm. Quest'anno ci saranno, appunto, sì, il 22 giugno Florence, sì, il 23 giugno Rosalia, okay, 24 giugno Paolo Nutini, 30 giugno Travis Scott, 1 luglio Ian Gallagher con i Black Keys, il 2 luglio i Red Hot Chili Peppers e poi saltando di qualche giorno il 15 luglio gli Arctic Monkeys. Ok. Wow, Kenzo, cosa ne pensi? Ne vedresti qualcuno? Sicuro andrei a vedere Red Hot, Arctic, wow, Monkeys. Liam Gallagher non lo sopporto. Ma neanche io. Vero. Madonna. Ma... a me hanno detto una cosa che non sapevo. Mm. Però non lo so se è vero, perché... a me piace approfondire i concerti, le storie delle band. Le, vabbè, a me anche quelle. Io sono, a te piace quello? Il gossip mi piace sempre. non dico che non mi piace, però non stuzzica la mia curiosità come okay, mondo dei concerti. Un mio amico mi ha detto che praticamente il grosso degli Oasis l'ha scritto suo fratello, Noel Gallagher. Però alla fine adesso quello che ha successo una volta che si sono sciolti è Liam Gallagher. Noel, sì, per carità, va in tour assolutamente, ma Liam è più folle. Fa numeri impressionanti. Sì, sì, cioè, sì, l'anno scorso ha fatto 2 sold out da, non lo so pronunciare bene, quindi per dire una bestialità, Nebworth. Vabbè, questa location storica dove si è tenuto l'ultimo tra gli ultimi concerti di Queen. Ah, una location storica di concerti. E Liam Gallagher da solo ha fatto 2 sold out. Madonna. Sì, sì. Ma qualche anno fa non aveva suonato anche al primo maggio? Può essere? Al primo maggio? Non forse so. Stai facendo una cagata. Ero Menzi? Sì. Ah, mi sembra anche lui, però. Sì. Non lo so. Però non mi piace perché si sente troppo. Infatti a me non piacciono tutti e 2 i fratelli. Ma lascia stare dal punto di vista musicale, che non sono la mia band preferita agli Oasis, ma tante canzoni mi piacciono, guai. Mi piacciono loro proprio come personaggi. No, ma ti dico, sì, neanche a me puoi litigare così tanta cosa, perché tu non sei, no, non so se sai come si sono sciolti. Sì, con la chitarrata in faccia. Sì, poi cioè devono suonare a questo festival e poi all'ultimo litigati e sono andati. Cioè proprio rispetto per i fan zero. Ma poi anche loro si stuzzicano sempre, raga, basta. Ma sì, veramente. No. Ah, tra l'altro, ora non so se è vero, però si vocifera che potrebbe arrivare una reunion. No, l'ho sentito anch'io, sai. Che avete finito i soldi? Cioè. E questa cosa infatti un po' mi ha dato un po' fastidio. Poi quando mi ha detto il mio amico che le canzoni le scrive a Noel, ho detto ma tu ti fai il figo suonando le canzoni che scrive tuo fratello. Però ti ripeto, non sono cose su cui approfondisco più di tanto, per cui mi lascio il beneficio del dubbio. E mi sa che fai bene. Sì, 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 sì. Però, diciamo, di questi qui io volevo porre la tua attenzione su un concerto che sicuramente finirà nella top 10 dei concerti con più spettatori dell'anno prossimo. Sì. Sicuramente, che è Travis Scott. Immaginavo. Travis Scott, che anche lì non è il nostro genere, però bisogna dare i meriti a chi, chi fa le cose bene. E Travis Scott praticamente ha annunciato, secondo me, la fortuna che ha avuto questo concerto è che è stata la prima data europea che ha annunciato Travis Scott, tra l'altro di punto in bianco. Ma va. Arriva data europea all'Heyday a Milano. Ma proprio, cioè, nel senso che non è mai venuto in Europa? Allora, aspetta, lui è già venuto in Europa. Okay. In Italia non è mai venuto. Prima volta. La prima volta in Italia. Però quando ha annunciato il tour, non è che magari fa come molte band, annuncia la lista delle date del tour e sono quelle. No. Ha annunciato questo concerto random, passami il termine, a Milano. Ok? Sto male. E nessuno se l'aspettava, per cui da quello che ho avuto modo di intuire dal web, molte persone, proprio anche dall'estero, hanno detto no, dobbiamo andarci. Certo. Per cui persone in massa. Poi, dico la verità, dopo ha annunciato altre date. Non fa tante date in Europa. Fa una data a Lollapalooza a Stoccolma, ad esempio. Okay. Una in Svizzera, mi sembra. Però non fa troppe date. Però, secondo me, c'è stato questo effetto del tipo: oddio, questa data esclusiva europea, per cui le persone sono fiondate. E in qualche ora ha venduto 80.000 biglietti. Madonna. Sì. Allora, però. Ok. Voci dicono qualcosina in più, però. Però già 80.000 sono tanti. Già 80.000 sono tanti. Sono tantissimi. Poi, non so, c'è qualche concerto di cui. No, che ha stuzzicato un po' la. Tu che concerti farai?
Allora, io al momento faccio Motley Crue, chiaramente. È chiaro. Poi, sono combattuto se andare o meno dai Kiss, perché sono già andato l'anno scorso, però quest'anno... Ti è piaciuto? Mi è piaciuto di brutto. E poi quest'anno, se non sbaglio, aprono gli Skid Row. E quindi è quello che mi fa... Ma tu li avevi già visti Kiss? No, prima volta. Però sai, anche gli Skid Row io li adoro. Quindi col fatto che... Però non c'è il cantante originale, mi sembra. No, adesso c'è... Non mi ricordo come si chiama, però tanta roba, mi piace un sacco. Ma io ti dirò di più... sono andato l'anno scorso, ma il concerto era stato annunciato nel 2019, se non sbaglio. Infatti ho preso i biglietti subito appena era uscito. E ai tempi, in teoria, colui che doveva aprire il concerto era Diamond Dave, dei Van Halen. E no, poi non lo conosco. Il cantante dei Van Halen, ah, sì. David Lee Roth. Ah, David Lee Roth, sì, ok, non riuscivo a... Perdone. E, poi c'è stato Covid, c'è stato coso, lui non ha più aperto, e che cazzo. Però quest'anno apro in Skid Row, quindi lì sono tentato. Poi Iron Maiden e Generations X, che io non vedo l'ora, ho l'hype a 3000. È una bella novità di quest'anno. Vero. Questa è una bella novità. È una figata. Tra l'altro se la sono inventato questo progetto quest'anno, non mi sembra abbiano fatto altri tour. No, io ho visto, ero andato a curiosare, hanno fatto giusto... Ti giuro, 3 o 4 date trovi su YouTube. Ma sembravano... Ma un tour così, diciamo... No, erano date sparse. Ah, okay. Ma sembravano tipo matrimoni, per dire. Ah, cioè, sì. Se tu guardi, c'è il palchettino piccolino. Loro molto... C'è una cosa molto... Cosy, si direbbe in inglese. Ma molto comoda. Informale. Sì, informale. Sì, proprio... Quindi invece un tour così, sì. La prima volta sono stragasato. Poi io li adoro. Se no, cioè... Correggimi se sbaglio, sono diciamo un po' un misto tra i Sex Pistols e Generation X, che è la band di Billy Idol. Billy Idol e Tony James, sono cantante e bassista, e poi c'è Paul Cook, batterista dei Sex Pistols, e Johnsy, chitarrista di Sex Pistols. Quindi immagino faranno un po' un mix, faranno un po' sì, ho visto. Sex Pistols e un po' Billy Idol, sì. Immagino. Sì, Generation X, infatti ho visto un po' di scalette di appunto di quei 3-4 dati che hanno fatto. Tirano fuori delle chicche anche, Davvero? C'era? Tipo, che mi è rimasta impressa è che una delle mie preferite dei Sex Pistols, che non è conosciutissima, è Lonely Boy. Infatti non la conosco. Era uscita quando i Sex Pistols si sono sciolti poi. Ah. Dove non canta Johnny Rotten, ma Johnsy, dove suona e canta. Non canta Billy Idol? Come? Non canta Billy Idol? No, quando fanno live sì. Quella originale, essendo dei Sex Pistols, certo. Cantava Johnsy, faceva sia chitarra che voce. E era una figata. Beh, secondo me se sei fan di queste band o comunque più o meno quel genere, cioè, incredibile. E infatti sai che io non avevo idea che facessero... No, perché non mi era uscito, non... Ma sì, poi così a caso ero tipo su Facebook o Instagram, non mi ricordo, mi è uscita una pubblicità così devastante con Generation Sex, 4 luglio, vedete, a Lucca, ho detto ma come? Sono andato a vedere, era vero, perché pensavo così. Devi chiedere a me quando c'ha ragione. Dubbio. Però l'ho preso non subito. Non ci conoscevamo. Mi sa di no. Forse ancora no. No, infatti mi sa di no. Se non l'hai visto su Biagio Concerti. Eh? Se non l'avresti visto su Biagio Concerti. Infatti. l'ho preso subito, devastante. Tu invece qualify, ti chiedo qualify, poi chiudiamo che siamo un po' in ritardo, però dobbiamo fare la parte 2 perché mi sta piacendo un sacco. Infatti ne abbiamo ce ne mancano un sacco. Esatto. Penso se ne parlavamo di tutti 50. Esatto. Vai, tu chi vai a vedere? Ma allora io brevemente non farò tanti concerti in Italia, allora l'estate mi sbizzarrisco perché comunque la cosa che mi piace di più sono i festival. Ok. E in Italia diciamo festival... Nel senso stretto del termine, nel senso più proprio, non ce ne sono troppissimi. Poi comunque in Europa ci sono tante proposte di valore, per cui sicuramente andrò a vedere il Primavera Sound a fine maggio, inizio giugno, dove suoneranno i Blur, i Depeche Mode, i Ghost. Che figo! Ghost, sì. Pet Shop Boys, New Order, insomma tanti gruppi. Maneskin, sì. Quindi sicuramente loro. Poi andrò a Rock Berchter, che è un festival in Belgio, okay. Dove suoneranno Muse, Arctic Monkey, Red Hot, Liam Gallagher. E poi di sicuro Springsteen. Tanta roba. Sì. Poi ti dico, quando vai in un festival di questi, quando ti becchi magari in 3 giorni 20 band, magari eviti, cioè, tutte le band che in Italia faresti in tanti concertini singoli, se li vedi tutti chiaro. Là.
bomba, buono, sei a posto. Per cui di solito da ormai 10 anni ho questa strategia. Vabbè, ci sta. Sì. Non è da buttare via. No, anzi ti dico, di base, anzi ne parlavo prima, l'esperienza in media, poi perché dipende dai casi, è superiore rispetto a, diciamo, ai concerti, ai festival italiani. Sì. Quindi magari vedi gli stessi gruppi e l'esperienza è pure più godibile. Immagino. Ah, prima di salutiamo Pale in diretta. Fagli gli auguri che appena compiuto gli anni non ho ancora offerto da bere. Auguri. Settimana, grazie. Detto questo, noi vi salutiamo. Facciamo la puntata 2 assolutamente quando vuoi. Sei sempre benvenuto. Volentieri. Grazie. A te. Grazie per essere stato qui. Salutiamo Cobain di Cobain Clothing. Noi ci vediamo lunedì prossimo. Ciao.